Bada, bada, bada ben, bada ben. Ho fatto il muscolo. Ciao amici, per chi ha iniziato a seguirmi da poco mi presento. Sono Simona Vignali, da oltre quasi circa 30 anni, naturopata e pioniera nel campo della salute naturale e del dimagrimento senza dieta. Ho creato il metodo Naturopatia Funzionale Integrata per avere cura della propria salute in modo naturale e totale. C'è un argomento di cui ultimamente si parla in continuazione. Sapete qual è? La dieta! Brava, hai indovinato! E chi mi segue lo sa, io sono contraria alle diete. Le diete sono fatte per essere sgarrate. Mangio male tutto l'anno e poi mi faccio un mese di dieta lampo e torno in forma. Ma anche così molti abbandonano la dieta dopo pochi giorni, con tanto di lacrime di coccodrillo alla fine. Suona familiare? E badate, non capita solo a chi cerca di dimagrire, ma anche a chi vuole aumentare la massa muscolare. Ovviamente per fare muscoli belli tonici bisogna allenarsi nel modo giusto, ma un aiutino dall'alimentazione è fondamentale. I giusti nutrienti sono il materiale da costruzione usato dal corpo per mettere su massa muscolare. E quali sono questi nutrienti e come bilanciarli? Volete saperlo? Allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ah, mi raccomando, arrivate fino alla fine del video perché ho preparato un regalo per voi. Prima di tutto, la cosa più importante è mangiare in modo sicuro, cioè senza mettere a rischio la salute. Se poi finiamo per stare male, a cosa ci serve avere un fisico tonico e scolpito? Per esempio, quante proteine consumare? Ha senso fare una dieta iperproteica? In realtà, anche gli studi scientifici indicano un massimo tetto di proteine che il corpo può assimilare, anche per chi fa sport. Sopra quella soglia, superiamo la capacità del corpo di assorbire i nutrienti e aumentiamo troppo la quantità di tossine da smaltire. Quando si parla di proteine, ovviamente gli esperti e anche la naturopatia consigliano quelle magre, come carni bianche, uova, pesce, oppure quelle vegane, come legumi, soia, tofu, seitan. Ma le polveri proteiche fanno bene o male? Si possono usare per integrare l'apporto proteico, soprattutto se abbiamo poco tempo, oppure per avere più energia durante la giornata. Io per esempio le uso a colazione, ne ho parlato in questo video. E siccome me lo chiederete, ve lo dico subito, ve lo dico prima io. Io ho scelto le proteine della Foodspring, con cui collaboro da tempo e che sponsorizza questo mio video. In descrizione trovate i link ai migliori prodotti, sia per vegani che non, e pacchetti specifici con i migliori prodotti per l'aumento della massa muscolare. E ovviamente trovate il mio codice sconto per risparmiare il 15% su tutti i vostri acquisti Foodspring. Se poi parliamo di grassi, è risaputo che non servono direttamente per aumentare la massa muscolare, anche se hanno un ruolo fondamentale. Anche qui non bisogna esagerare e ovviamente scegliere i grassi sani, quelli ricchi di omega 3, con il giusto rapporto tra omega 3 e omega 6. Per esempio i semi oleosi, l'olio extravergine di oliva, oli vegetali, avocado, frutta secca. Ma allora cosa mangio per muscoli belli tonici? E non le mie mozzarelline. Provate a indovinare cosa rimane? E mentre ci pensate, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella qui sotto. Allora avete pensato? Quello che rimane sono i controversi carboidrati, C.C. Chi ha indovinato? Troppo spesso sono considerati nemici giurati del dimagrimento e della forma fisica. Ma questi eccessi, io dico attenzione, non è proprio così. Innanzitutto sono i carboidrati raffinati che causano un aumento di peso sproporzionato. Parlo di pasta bianca, pane bianco, biscotti, insomma farine bianche industrializzate. I carboidrati integrali o semi integrali invece sono amici della linea. Contengono fibre che aiutano il metabolismo, regolano gli zuccheri nel sangue e favoriscono il lavoro dell'intestino. A sua volta un intestino sano favorisce un metabolismo attivo e non lo dico solo io, ci sono tanti studi scientifici anche molto recenti che lo dimostrano. Poi per l'aumento della massa muscolare i carboidrati sono fondamentali soprattutto dopo l'allenamento. Favoriscono l'assorbimento nei muscoli dei nutrienti necessari alla riparazione e alla costruzione
costruzione delle fibre muscolari, tra cui ovviamente le proteine. Pasta, pasta, mon amour, ma non sei allora la nemica che mi avevano fatto credere. Come sempre la regola è avere un'alimentazione variata e sana, alternando la nostra classica pasta con i cereali in chicchi, per esempio, sempre insieme ad abbondanti quantità di verdure cotte e crude. L'ho spiegato bene in questo video, dove parlo degli errori nutrizionali. E usate la frutta al posto dei dolci pieni di zuccheri, additivi chimici e grassi industriali. Ora condividete questo video con i vostri amici, è importante diffondere le giuste informazioni, così evitiamo che altre persone si facciano del male seguendo consigli generici e magari non adatti a loro. A proposito, in molti mi chiedete come fare per avere una consulenza di naturopatia con me. È facile, trovate il link in descrizione dove spiego come si fa e mi raccomando, sul telefonino cliccate sulla freccina di fianco al titolo. Chi vuole aiutarmi a divulgare la salute naturale può sostenere il mio lavoro con un piccolo contributo mensile grazie agli abbonamenti. Cliccate su abbonati, più info in descrizione. È il regalo che ci hai promesso? Eccolo, lo trovate sempre in descrizione. Ho preparato un esempio di menù giornaliero brucia grassi e amico della massa muscolare per avere un fisico tonico, snello, ma soprattutto senza impazzire in cucina, che chi ha più tempo. Cliccate sul primo link qui sotto, andate sul mio sito e scaricate il vostro regalo gratis. E ovviamente fatelo scaricare anche ai vostri amici, condividete che condividere è bello! Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Andava bene. I controversi.